Ciao amici del capoluogo e ben ritrovati, devo dire, a questo appuntamento con me dopo un lungo periodo estivo nel quale diciamo che insomma ho preso una bella vacanza e sto ricominciando piano piano, lentamente e faticosissimamente a cercare di fare qualcosa e iniziamo chiaramente nella maniera migliore, cioè parlando di quello che è l'evento clou della vita della nostra comunità, che cioè la perdonanza. E lo facciamo chiaramente col sindaco Biondi. Ciao sindaco, Ciao che Davide, un saluto a tutti i videolettori videolettori. del capoluogo. E come vi dicevo, parleremo di perdonanza, lo facciamo con il sindaco Biondi, appunto, dopo averlo carpito in maniera, come si dice, all'apice, Proditoria. proditorio o alla sacresa, che sta così bene. Infatti, come vedete, abbiamo il sindaco molto sciolto, molto free, come abbigliamento, siamo abituati a vederti giacca e cravatta tiratissimo. Oggi invece ti abbiamo teso un agguato e a cui non ha potuto, per forza, insomma, dal quale non ha potuto ritrarsi. Sindaco, dicevamo, perdonanza 2024, 730esima edizione, come devo dire. Devo dire, per quello che mi riguarda, un'ennesima edizione molto, molto brillante, molto frizzante, molto schioppettante. Tu, che sensazioni hai avuto? E mi riferisco, poi parleremo magari di numeri se ce li abbiamo già, ma intanto dal punto di vista dell'empatia con la città, della risposta che la città possa aver dato e soprattutto della risposta che possa aver dato l'esterno, concentrandosi qui da noi. Allora, partiamo dal dato dell'esterno, dai numeri provvisori che ci dà l'InfoPoint. Siamo confortati circa il fatto che la perdonanza ormai ha un suo panorama, un suo pubblico di riferimento ed un suo appeal. Non è facile per gli eventi perché non basta un anno o due per consolidare la posizione di una rassegna nell'ambito nazionale, ma credo che ci stiamo riuscendo. Poi naturalmente ci sono tanti elementi a margine che determinano il successo o meno di una manifestazione, in particolar modo quella laica, perché dipende dal tempo, dalle condizioni, dal periodo in cui cade la perdonanza. La parte finale arrivava quasi a ridosso di un weekend e quindi magari è più facile. Io posso parlare di quello che vedo da questo lato, diciamo, Che non sempre della risponde poi barricata. Beh, alla certo, poi ci perfetta. sono la perdonanza, come tutti gli eventi, sono sempre perfettibili. Questo è evidente. Io credo una cosa, che poche città in Italia come l'Aquila riescono a fare eventi con un numero così significativo di persone e con una costanza così lunga, perché non ci dimentichiamo che l'8 di luglio sono iniziati i cantieri dell'immaginario, che si Certo. sono conclusi il 6 di agosto, con numeri importanti, circa 20.000 presenze, in sicurezza, con ordine e con il rispetto anche di categorie svantaggiate. Penso per esempio ai diversamente abili, a cui abbiamo consentito di assistere a tutti gli eventi in maniera agevole. Dopodiché, i numeri posti a disposizione sono quelli, cioè, ci sono sempre richieste maggiori rispetto alle disponibilità. In alcuni casi, penso agli eventi gratuiti, naturalmente la richiesta aumenta. Bisogna trovare il giusto punto di equilibrio. Io credo che, a fronte di alcune criticità che pure ci sono state, noi siamo riusciti dall'8 di luglio, appunto, al 1° di settembre, quindi parlo di cantieri dell'immaginario, cinema sotto le stelle, eventi estivi in generale, perdonanza e Festival Jazz per Certo. le Terre del Sisma, a gestire quelli censiti naturalmente, 100.000 persone, e lo abbiamo fatto senza un minimo problema. E
E quindi, diciamo, sono molto soddisfatto. Sono molto soddisfatto perché la perdonanza, il suo risalto mediatico nazionale ormai assodato, ne parla la RAI, ne parla Mediaset, ne parlano le altre TV private. Abbiamo avuto un articolo importante 2 giorni fa dal Sole 24 Ore, che insomma è un giornale sempre molto sobrio e molto Asettico, asettico, che si occupa anche di altri temi. Tra l'altro siamo citati un po' ovunque, devo dire che anche sentendo la città mi dicono che, contrariamente agli altri anni in cui magari giugno e luglio erano mesi in cui c'era un picco di presenze più elevato ed agosto un po' si sgonfiava, quest'anno agosto è stato il mese che ha dato le maggiori soddisfazioni. Naturalmente si tratta di dati empirici. Quando avremo i numeri precisi da parte dell'Osservatorio della Regione sugli arrivi e sulle presenze, considerando che in alcuni casi questi numeri non possono essere censiti, parlo della tutta la ricettività extraalberghiera, insomma, avremo un dato più puntuale. Sindaco, comunque all'interno di un evento così importante, con tanti eventi, con tanti spettacoli, con tante presenze legate alla cultura, al costume, insomma, con tanta gente, ci sarà stato qualcosa che ti è piaciuto di più e soprattutto se c'è stato qualcosa che ti sia piaciuto di meno. Allora, mi sono piaciute molto l'organizzazione degli eventi al Teatro del Perdono sul Prato di Collemaggio. Diciamo che la fortuna ci ha aiutato perché non è piovuto in quei giorni e quindi anche il palco scoperto Oddio, poi che non sia piovuto in quei giorni, devo no, nel dire senso non è che ho piovuto. preso io una doccia incredibile Nel il giorno senso che non è 28. piovuto come in passato durante il corteo della bolla, che non è piovuto durante il corteo di rientro, che non è piovuto durante i concerti importanti. Penso a qualche anno fa Gigi D'Alessio che venne giù l'inferno. È piovuto sì, ma non è piovuto nei momenti topici. E quindi queste cose sono. Mi è piaciuto molto il recupero di Piazza Duomo, fra l'altro con un concerto straordinario, quello di Rose Villain e di Achille Lauro. Non mi piace, ma è un po' fisiologico, la estenuante polemica su presunti privilegiati, biglietti che non si trovano perché vanno solo agli amici degli amici. E gli spettacoli devono essere tutti gratis, però se sono tutti gratis e poi ci sono troppe file e ci sono troppe file e bisogni e che gli spettacoli dovrebbero essere riservati solo agli aquilani, diciamo un po' questo chiacchiericcio da social alimentato da un pezzo ristretto, devo dire, di politica aquilana, perché poi ho visto quasi tutto l'arco costituzionale divertirsi, cantare, ballare tra i cantieri e la perdonanza. Ecco, questo mi piace di meno, perché noi adottiamo dei principi di precauzione che sono molto rigidi. Lo abbiamo fatto in momenti molto più difficili, l'abbiamo fatto quando abbiamo chiuso gli uffici per il Covid e siamo stati assaliti e poi abbiamo avuto ragione perché è diventata una norma nazionale. Lo abbiamo fatto quando abbiamo utilizzato il principio di precauzione, ricordo quella serata sul divieto di consumo dell'acqua e ci fu l'assalto ai supermercati e dei politici che soffiarono sul fuoco. Lo abbiamo fatto durante i cantieri, durante la perdonanza, perché noi pensiamo che la pubblica incolumità e l'esercizio in sicurezza della cultura sia un principio universale. Abbiamo sicuramente Poi la tutti priorità. dicono di allargare le maglie, di chiudere un occhio. Poi succedono dei casi tipo Piazza San Carlo a Torino, in cui per colpa di uno o più imbecilli ci scappa anche il morto e il sindaco, funzionari, dirigenti, assessori,
finiscono sotto inchiesta, addirittura il sindaco Appendino è stata condannata e poi lì tutti reclamano, ah, perché non si è stati sufficientemente attenti alla sicurezza. Ecco, noi facciamo piani di sicurezza, basta vedere l'ordine in cui si svolgono i nostri eventi e basta aprire il giornale e vedere quello che succede anche da altre parti, anche in Abruzzo, dove secondo me di sicurezza ce n'è un po' meno. Per esempio? Per esempio non basta vedere, si fanno tanti eventi in Abruzzo, in Italia, e si vede che non sempre ci sono norme rigide come quelle che, no, ma io che osserviamo all'Aquila. Per evitarli magari l'anno prossimo. Ma tu alla tua età evita, tu vai alle parti dove ci si siede in poltrona, certo. Ascolta musica classica. Chiederò a te vieni con me, allora la possibilità di avere i biglietti che non si trovano. Sindaco, siamo chiaramente, questa è, ripeto, una chiacchierata, come che a mio modo di vedere, se il sindaco sarà d'accordo, aprirà una miniserie di incontri per analizzare bene a fondo quelli che saranno i numeri, i dati certi e certificati che salteranno fuori. Però in conclusione, prima di andarcene, di lasciarti al tuo lavoro e tornare anche noi al nostro, perché il sindaco è impegnatissimo, ci ha fatto fare più di 30 minuti di attesa, quasi 45, oltre ad avere di fronte uno di quelli che il biglietto per alcuni concerti non si è riuscito proprio a trovarlo. Questo però dico a testimonianza di quanto hai dichiarato prima, e cioè che tutte queste, come devo dire, queste operazioni di prevaricazione rispetto ad alcuni in realtà non esistono, perché se trascurate la stampa vuol dire che non avete capito nulla, e non mi pare che sembra che la stampa sia stata accreditata. No, la stampa non accreditata come presenza operativa, messa là nel recinto, no, dei conigli. Io intendo dire quando magari il direttore di una testata magari può telefonare per dire: senti, non trovo il biglietto, me lo trovi? E il biglietto non si è trovato. Detto questo, no, ma la gente sarà contenta di ciò, non è che ne sarà dispiaciuta. Dicevo, però prima di chiudere, una domanda un po' così, un po' scomoda, te la voglio fare. Tra le mille polemiche sciocche a cui hai fatto accenno tu poco fa, ce n'è però una che da tempo viaggia e galleggia, e riguarda i costi. Questi costi tanto, insomma, da alcuni tanto, come posso dire, attaccati, stigmatizzati, cioè che cosa ci puoi dire al riguardo? Anche questo è un esempio di, io lo chiamo il poveraccismo, nel senso che vi immaginate se uno dicesse: ma questo palazzo dove stiamo, Palazzo Margherita, ma quanto sarà costato? Quanto poteva costare meno? Sono necessari questi affreschi qua sopra? Sono necessari i pavimenti di un certo tipo, sono necessari il mobilio, quella scrivania di legno massello col vetro sopra, non si poteva fare con IKEA, certo che si può fare, certo. È la differenza fra un prodotto buono, ma diciamo che trovi ovunque, e un prodotto di qualità. Noi, tra l'altro, i costi, i cachet sono quelli che sono. I palchi sono fatti secondo le indicazioni tecniche che ci derivano dalle produzioni. Gli oneri per la sicurezza sono spinti al massimo, perché non vogliamo alcun tipo di problema per la gente che arriva. Dopodiché questi soldi non sono frutto di indebitamento del comune, ma sono solamente l'effetto positivo di una gestione oculata di bilancio. Se oggi ci sono più soldi per la cultura, non è certo, come viene detto, perché ci sono dei fondi nazionali, penso per esempio al Restart, dove comunque i fondi sono andati a calare, ma ragioniamo, faccio un esempio. L'ultimo anno dell'era Cialente sulla cultura, sul Restart, c'erano circa 3 milioni di euro, adesso c'è circa la metà. Sono frutti del fatto che abbiamo più che dimezzato l'indebitamento dell'ente, che abbiamo ottenuto dal governo Meloni un incremento del fondo per le minori entrate e le maggiori spese, che abbiamo una gestione oculata delle entrate e delle uscite,
che non tagliamo alcun tipo di servizi. Abbiamo incrementato il trasporto pubblico locale, abbiamo mantenuto il contratto di servizio per la raccolta dei rifiuti, abbiamo fatto investimenti significativi, abbiamo stabilizzato il personale e rafforzato la spesa per la produttività amministrativa dell'ente, abbiamo messo in sicurezza i lavoratori del centro turistico, abbiamo risolto i problemi con il SED. Abbiamo semplicemente, che siamo stati padri di famiglia migliori di quelli che ci hanno preceduto. Abbiamo saputo utilizzare bene le risorse e oggi, fra l'altro, la perdonanza, così come i cantieri dell'immaginario, sono attività che si necessitano del contributo pubblico, ma che camminano anche in parte sulle proprie gambe. Si dimentica di dire che le istituzioni culturali che partecipano ai cantieri dell'immaginario rischiano di loro, perché noi copriamo solamente una parte del costo dei singoli spettacoli, nell'ordine mi sembra del 40%, quindi tutto il resto è rischio d'impresa, la chiameremmo, da parte, certo, delle istituzioni culturali, e che la stessa perdonanza celestinata, adesso poi faremo i conti precisi, abbiamo avuto incassi dagli spettacoli per circa 250.000 euro. Dopodiché la cultura ha dei costi, ma la cultura ha anche dei ritorni importanti. Ogni euro investito sulla cultura genera almeno 4 euro di indotto. Basta parlare con ristoratori, commercianti, albergatori, operatori della ricettività e più in generale con le persone che vivono in maniera oggettiva questa città, come ci sia stato un cambio decisivo di passo. Bastava girare sabato e domenica, per esempio, e osservare gli eventi del jazz, c'erano tutte le piazze pienissime, tante famiglie, tante persone, molti stranieri e tanti ragazzi anche aquilani che si sono esibiti. Questo significa investire. Dopodiché, come si utilizzano i soldi pubblici è l'ABC della politica. Si fanno i bilanci seguono una logica politica. Se quella logica politica riscontra l'interesse dei cittadini elettori, viene premiata, se non lo riscontra viene bocciata e ci sarà qualcuno che utilizzerà meglio quei soldi. Sindaco, per il momento. Per il momento così è. Sindaco, siamo in conclusione, stiamo concludendo. Io, nel salutare i videolettori del capoluogo, saluto anche te con una raccomandazione. In mezzo a tutto questo movimento economico, a questo bilancio, ti prego, un qualcosina, investiamolo anche in un po' di aria condizionata, perché qua dentro si muore. Allora, non c'è aria condizionata, c'è un condizionatore, perché... Cioè, facciamo qualcosa, ecco, non cerchiamo però di fare si sta qualcosa. Benissimo, poi arriverà il periodo in cui rimpiangerete questo caldo. Sarà l'andropausa, allora, esatto. come dici. Ciao amici del capoluogo, ciao a tutti, ciao sindaco, grazie ancora. Grazie e a voi. Presto con i numeri non solo della perdonanza, ma dell'estate aquilana in toto. A presto.